Ciao amici, probabilmente avete sentito la notizia. Sì, e tu cosa ne pensi? Prima diciamo la notizia. Durante una recente conferenza, la dottoressa Karen Michaels, ricercatrice della Harvard Chan School of Public Health a Boston, Stati Uniti, ha etichettato l'olio di cocco come puro veleno, pure poison in inglese. La notizia ha fatto subito il giro del mondo, anche perché l'olio di cocco è tra i cibi più usati dai VIP come Gwyneth Paltrow e Miranda Kerr. Se anche voi volete sapere come stanno davvero le cose, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Ma perché tanto clamore? Il trend è iniziato sempre negli USA, quando nel 2010 è stato pubblicato uno studio sull'American College of Nutrition Journal, secondo cui il contenuto di acido laurico, un particolare acido grasso, rende l'olio di cocco indicato per perdere peso. Da lì la palla è rimbalzata sui principali giornali internazionali che hanno dipinto l'olio di cocco come un cibo miracoloso per dimagrire. E la verità dove sta? Prima una precisazione. Giornali e riviste usano i cibi come slogan per scatenare l'attenzione nel bene e nel male. Ricordiamoci sempre che si parla di alimenti, cioè sostanze che la natura ha messo a disposizione per nutrirci, quindi eventuali problemi nascono dall'abuso di questi cibi. Infatti l'olio di cocco è stato oggetto di forti critiche negli anni 90, perché nei cinema americani veniva usato come grasso a basso costo per rendere i popcorn più dorati e croccanti. Un passato contrastato, insomma. Dal punto di vista nutrizionale, l'olio di cocco contiene sia grassi saturi, considerati nemici di cuore e circolazione, che acidi grassi benefici, che hanno l'effetto opposto. Se si parla di grassi saturi, quelli contenuti sono trigliceridi a catena media, che sono più sani dei grassi saturi di origine animale, ma considerati meno sani dei grassi insaturi o grassi buoni, che si trovano nell'olio di oliva e nei semi oleosi. E poi tante altre sostanze che gli conferiscono tutte le sue proprietà. Se l'olio di cocco viene usato da millenni dalla medicina ayurvedica, un motivo ci sarà. Certo, io non ho mai letto che venisse usato mangiandolo dal barattolo, come invece raccontano certi VIP non curanti del proprio esempio o della responsabilità che hanno. In conclusione, scegliete olio di cocco bio, sicuro e usatelo con moderazione. Ognuno è responsabile delle proprie scelte alimentari, senza farsi influenzare dalle mode. Per avere chiarezza sulle proprietà di tanti altri cibi, iscrivetevi al canale. È facile, con un clic così, e attivate tutte le notifiche per seguire tutte le novità appena escono i miei nuovi video. Vivi consapevole, mangia consapevole e vivi meglio. Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri ed ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!